Buongiorno a tutti, siamo all'Ario Fiere, un evento molto importante per il territorio che si chiama Young, dedicato alle nuove generazioni e al loro orientamento scolastico, dove Fondazione Minoprio non poteva mancare. Una grande collezione di mele nel frutteto di Fondazione Minoprio, ma anche qui esposte a Young. Sì, una collezione di circa 100 varietà di mele che noi coltiviamo tra antiche e nuove, esposte qui in questo modo un po' particolare in questi vasi che solitamente utilizziamo per metterci le piante che coltiviamo noi, ma oggi utilizziamo qui in questa mostra vasi fornitici da nostra sponsor Plastecnic. La Fondazione Minoprio porte aperte il 28 ottobre, una festa, un open day speciale. Sì, esatto. Allora, il nostro primo open day ed è in concomitanza con la nostra festa di Halloween, per cui sarà una giornata dedicata sia ai bambini sia ai ragazzi di seconda e di terza media. In particolare i ragazzi di seconda e di terza media potranno venire, partecipare gratuitamente con le loro famiglie alla festa di Halloween e ovviamente anche partecipare al nostro open day. In questa occasione potranno visitare la nostra struttura, per cui vedere le aule, vedere i laboratori, toccare con mano quello che insomma poi, se sceglieranno la nostra scuola, faranno quotidianamente. E poi potranno appunto anche divertirsi, insomma, vedere bene le nostre serre, i tunnel, l'orto. La nostra è una struttura molto grande e non c'è modo migliore insomma per venire, visitarle e viverla per una giornata, per conoscerla e poi per decidere di venire a studiare da noi. Diamo magari qualche orario? Sì, allora noi saremo aperti dalle 10 alle 18, trovate tutte le informazioni sul nostro sito, quindi su www.fondazioneminoprio.it. In particolare invito i ragazzi di seconda e di terza media a registrarsi sul nostro sito. Questo gli consentirà di saltare la coda in biglietteria e appunto, come dicevo prima, di entrare gratuitamente con le loro famiglie. Si parla di istruzione e formazione professionale. A Fondazione Minoprio come funziona? Cos'è come funziona? Buongiorno, noi abbiamo il corso di formazione professionale operatore agricolo, addetto alle coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole. È un corso triennale che consegue una qualifica europea di operatore agricolo. Successivamente abbiamo la possibilità di far frequentare i nostri allievi il quarto anno di tecnico agricolo e successivamente c'è la possibilità di concludere il ciclo di studi con un quinto anno. Tuttavia abbiamo diverse possibilità di formare i nostri allievi dopo una formazione tecnica pratica alternata sia dal punto di vista teorica in classe, ma la particolarità è in azienda, dunque ci sono 13-14 ore durante le 29 ore settimanali che vanno dal lunedì al venerdì, dove i nostri allievi mettono in pratica quello che hanno imparato sui banchi. Che è questo proprio il punto di forza di Fondazione Minoprio? È il valore aggiunto. Noi, al di là dei 62 ettari proprio di classe aperte, dove abbiamo le serre, il frutteto, l'orticoltura, la parte di parco botanico che è una biblioteca aperta, i nostri allievi lavorano proprio in campo e dunque c'è proprio questo valore aggiunto che insieme allo stage, dove dal 1962 siamo sul territorio, ci conoscono ormai quasi in tutta Europa, diamo la possibilità ai nostri allievi di frequentare aziende e dare a loro una possibilità formativa e lavorativa in modo spendibile poi successivamente. Come dicevo prima, al di là di un percorso di formazione che può concludersi al classico quinto anno, dopo il quarto anno noi abbiamo anche la possibilità dei corsi di alta specializzazione, che questo porta a un percorso molto più inserito nel mondo del lavoro, ma con l'aspetto proprio della specializzazione teorica. Fondazione Minoprio non è solo teoria ma anche pratica, lo vediamo qui. Qual è una delle materie più importanti? Allora, sicuramente la meccanizzazione è fondamentale nel nostro settore, ecco perché noi collaboriamo con diverse aziende, tra cui la Cormic che ci fornisce motoseghe, decespugliatori e tagliaerba di diverse ditte come Shindawa, Eco e Weiban, su cui i ragazzi possono lavorare e costruire la loro professionalità. Studiare meccanica agraria qui a Minoprio significa imparare a usare tutti i mezzi agricoli dalla base, quindi come semplicemente soffiatori oppure rasaerba, fino ad arrivare ad apprendere cosa significa imparare a usare mezzi più pesanti come trattori con carri, trince
e quindi tutti i mezzi agricoli pesanti che richiedono specializzazioni, patenti che qui a Minoprio ci offrono nell'ambito dei nostri corsi che facciamo. Dalla teoria alla pratica, Fondazione Minoprio è un bel corso di arte floreale. Che cos'è l'arte floreale? Allora, l'arte floreale è una materia che si può svolgere nel triennio, nel terzo anno della formazione, e durante le classi, le lezioni di arte floreale, i prof ci insegnano come utilizzare i fiori, ci insegnano le varie teorie del colore, come abbinarli, i materiali con cui utilizziamo per realizzare composizioni o bouquet, e inoltre ci sono molti sbocchi, molte opportunità che la scuola ci dà, come per esempio al quarto anno c'è la possibilità di fare un viaggio in Olanda per approfondire la materia e visitare un posto ovviamente caratteristico di questo ambito. Ovviamente per maschi, sia per maschi che per femmine, adatto a tutti, ci vuole creatività e passione. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento con le Info News da Fondazione Minoprio.